Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come sistemare le glicemie dopo un mese che avevo le glicemie orribili. Più di un mese, quasi un mese e mezzo abbondante, avevo le glicemie orribili, tant'è che la glicata stimata visualizzabile dell'app Freestyle Libre segnava 7.8, che è una roba che ho visto tipo un paio di volte nella mia vita. Ho mandato un paio di mail alla dottoressa, ma mai cagato. Più che non mi ha mai cagato, mi ha risposto due volte dicendo sono in uberata di lavoro, e una terza volta non mi ha proprio risposto. Quindi ho cercato di trovare delle soluzioni io. Le soluzioni le ho trovate e sono il fatto che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho il diabete da più di 19 anni, sto andando per i 20, tra qualche mese siamo a 20 anni, esatti, da diagnosi di diabete. No, non 20, a qualche anno siamo 19, ho sbagliato i conti, e nonostante questo sono uno studente di medicina, per cui la cabeza tanto rovinata non è. Poi qualcuno potrebbe anche contestare, tipo mia madre, con un altro discorso. Nonostante questo ho fatto sport a livello agonistico e non mi ha mai dato infinite problematiche il fatto di essere diabetico, anzi tant'è che ho avuto la possibilità di diventare comunque professionista. Per quanto riguarda sistemare le glicemie, venivo da un periodo in cui avevo le glicemie veramente brutte, avevo dei picchi di 300 di glicemia e senza sapere perché io sono arrivato ad aumentare le dosi fino a quasi a aumentarle di una volta e mezzo, di più di una volta e mezzo le dosi quotidiane di insulina. Sappiate che per avere il rapporto corretto di insulina che voi dovete fare durante il giorno, vi basta calcolare i vostri chili di peso corporeo per 0,8 e vi uscirà la quantità di unità di insulina che voi dovete fare per avere un rapporto di insulina corretto nel corso della giornata. Ecco, io questo valore lo superavo di molto, una volta e mezzo sicuro, forse anche di più, per cui dovevo darci una regolata. Queste glicemie, avevo picchi di glicemia alta, glicemia bassa, andavo a fare sport e crollavo a terra, poi subito dopo si rialzava, rimbalzava, senza che io mangiasse particolarmente, mangiavo l'insalata, c'avevo 300 comunque, quindi non capivo il perché. Anche io ho provato a dare un taglio drastico a questa situazione. Questo taglio cos'è stato? Beh, venivo da un periodo in cui comunque io mangiavo abbastanza, e per quanto mangiassi abbastanza comunque non erano giustificati quei valori di glicemia, perlomeno questo dal mio punto di vista, che è opinabile, però secondo me non è solo quello. Sicuramente avrà giocato una parte importante lo stress, in quanto lo stress alza la glicemia, ed era un periodo in cui ho fatto un esame a ottobre, ero pieno di tirocini, dovevo fare un altro esame a novembre, subito dopo l'esame facevo un altro tirocinio, poi avevo un altro impegno, per cui poi subito tornato all'impegno dovevo fare un altro esame, adesso che l'ho fatto il 18 dicembre, per cui sicuramente era complesso da gestire. Per quanto riguarda quindi cosa ho fatto, ho approcciato con, se volete, una dieta un po' drastica, che non è sempre la soluzione, ma in questo non più che non è sempre la soluzione, non è che uno si deve mettere per forza dieta per perdere peso. Nel mio caso sì, volevo già farlo da un po', poi viste le situazioni non avevo ancora cominciato, poi questo è stato il segnale definitivo per iniziare a farlo. Non ho iniziato a farlo, le glicemie si sono stabilizzate, sono diventate perfette, ho ridotto la basale di 4 unità e in alcuni giorni anche di 6. Le quantità di insulina è da famoso valore che è peso per 0.8, ho raggiunto, le ho diminuite, faccio meno di quell'unità lì, e nonostante queste glicemie sono perfette. Siamo passati da un time in range, ovvero il tempo all'interno delle glicemie, di circa il 50% di prima, adesso con un 70%, che è il valore auspicabile da ricercare. Per cui adesso ho un valore che è perfetto di glicemia e di glicata. Ora il problema sarebbe mantenerlo a lungo termine. Probabilmente se riprendessi a mangiare non succederebbe quello che è successo prima, anche perché era una fase in cui avevo ridotto un pochino l'attività fisica proprio per via degli impegni, il fatto che ero cotto, poi viene freddo, poi piove, poi c'è la luna, poi non c'è voglia, sei stanco, e quindi tutte queste cose qua. Quindi cosa ho fatto? Innanzitutto ho tolto tutte le bibite gassate, tutto lo zucchero, quindi tutti i dolci possibili, cioccolatini, robe varie, li tolti. E anche se adesso mi dite ma sono sotto le feste non riesco, io non ho mangiato un pandoro, un panettone, e io sono di Verona, per cui da noi i pandori senti l'odore quando esco di casa, visto che a meno di un chilometro a casa mia c'è la fabbrica della Motta e della Melegatti, per cui li sento gli odori di pandori da agosto, e comunque perché inizia a produrli a fine agosto, e comunque non ne ho mangiato neanche ancora uno, anche se in casa mia ce n'è uno aperto. Questo quindi vuol dire che si può fare, e le glicemie sono perfette. Ho tolto quindi zucchero e bibite gassate, ho dato anche durante i pasti un taglio a tutto quello che chiamiamo extra. Con extra cosa intendo? Intendo tutto quello che è in più rispetto al primo e la verdura, perché se uno ha un'alimentazione corretta dovrebbe mangiare un primo e la verdura,
e al massimo un po' di pane. Questo dovrebbe essere un pasto normale, un pranzo. Una cena invece un po' di pane, un secondo la verdura. Fine, questo dovrebbe essere un pasto normale. Le merende, della frutta, lo yogurt, cose così. Quindi ho adottato questa strategia qua. Quindi non mi interessa se voi mangiate pasta, mangiate riso, mangiate il farro, la quinoa, il couscous, quello che vi pare a voi, quello che vi piace a voi, va benissimo. E ho preso quello, ho tolto il pane, io ho tolto affettati, i formaggi, quindi quando parlavo di extra parlavo quindi degli affettati, dei formaggi, delle olive, la maionese, non so, qualsiasi roba vi venga in mente, il tonno se sei durante il pasto, il salmone, non so, qualsiasi roba, ok, ho tolto. Ho cercato di ridurre anche gli zuccheri a colazione, questo perché durante la colazione gli zuccheri determinano un grosso picco delle glicemie, oddio, non solo gli zuccheri in generale determinano un grosso picco delle glicemie, però in Italia abbiamo l'abitudine di avere una dieta dolce a colazione, cosa che ad esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra non è così. La colazione è salata, c'è cioè il famoso bacon a colazione, no? Per cui è molto diverso da come siamo abituati noi, anche se in realtà dal punto di vista della glicemia è meglio mangiare il bacon a colazione che non mangiarsi le fette biscottate con la Nutella o con la marmellata, proprio perché determina un picco subito di glicemia, il corpo risponde buttando fuori l'insulina, l'insulina ti abbassa la glicemia e ti fa venire contemporaneamente fame. Questa sensazione di fame ti porta ultimamente a mangiare, cosa che assolutamente per la glicemia fa malissimo. Per cui ho cercato di ridurre anche gli zuccheri a colazione. Poi, per carità, ho sempre bevuto il tè senza zucchero, però magari sono passato dal caffè a cui mettevo il cucchiaino di zucchero al tè, dove così toglievo anche il cucchiaino. E quindi ho cercato via via progressivamente sempre di trovare degli escamotage. Oppure un'altra cosa che ho iniziato a fare è stato, anche con l'ausilio di mia mamma in realtà, perché li prepara lei, fare i pancake la mattina. Oddio, magari li vengono fatti anche la sera. Vengono preparati i pancake fatti in base con uova ed eritritolo al posto dello zucchero. L'eritritolo è un dolcificante che non alza in nessun modo la glicemia. Ho fatto un video su quelli che sono i dolcificanti che non alzano la glicemia per i diabetici, ve lo trovi qua sul canale. O altri sono ad esempio il sucraloso, un altro esempio. Comunque ho usato l'eritritolo, che in questo modo comunque lo rende buono. E nonostante dia sempre dolce, non dà alterazioni della glicemia, e quindi è un ottimo sostituente. Ovvio, costa molto di più del classico zucchero, proprio perché è una cosa più ricercata, però in questo caso uno può scegliere se optare oppure no per questa opzione. In questo modo era composto principalmente da farina di riso, in quanto mia sorella è intollerante al glutine, uova e appunto l'eritritolo, per cui c'era anche una piccola componente proteica. Non c'era la componente importante di zucchero, c'era una componente di carboidrati, quella data dalla farina, e ovviamente c'era la farina perché non la puoi togliere quella quota, a cui veniva associato magari un frutto piuttosto che la marmellata, che era l'unica cosa che in realtà a colazione ho tolto, la marmellata piuttosto che la Nutella, a cui aggiungevo magari un frutto se avevo ancora fame, una mela, una banana, un mandarino, un'arancia, quello che un kiwi, quello che c'avete voi. Per merenda, come detto, io ho una mela, un'arancia, un kiwi, uno yogurt, comunque qualcosa che ti riempa, ma non che sia dolce, e soprattutto non che sia tipo biscotti, cracker, pane, robe varie. Sono tutte cose lievitate, sono tutte cose che alzano la glicemia, sono tutte cose in cui spesso ci sono oli e grassi e burro, quindi le alzano anche nel lungo periodo. Quindi meglio cercare a mangiare, se bisogna mangiare di zuccheri, che siano quanto più naturali e meno lavorati possibile. Sull'alimentazione ho fatto un sacco di video, questo è un succo di tutte le cose messe insieme sulla mia dieta. Ho detto, a pranzo abbiamo mangiato, faccio esempio di oggi ho mangiato riso in bianco, perché a me piace in bianco, non perché sia triste, cioè se volete mangiare la carbonara va benissimo, mangiatevi anche la carbonara, per dire pasta con la carbonara, bene, però solo quello, nient'altro. Cioè mangiate il vostro piatto di carbonara, perché vi alzate dal tavolo e non mangiate nient'altro, anche perché è già bella carica quella. Per cui se volete mangiarvi la pasta matriciana uguale, la pasta con ragù va bene uguale, il senso è un unico piatto a cui ci aggiungi l'insalata, la verdura, le carote, le zucche, le melanzane, il pedrigiano come si dice in sardo, come volete voi, quello che volete voi, basta che sia una verdura, così che non alzi la glicemia, riempi la pancia e soprattutto acqua, non vino, non alcolici, non bevande gassate, sono tutte cose che fanno molto male per a parte per la salute, ma anche per le glicemie. Merenda il pomeriggio come per la mattina, la cena come per il pranzo, dato che al posto del primo un secondo, quindi carne, pesce, uova, legumi, minestra, quello che vi pare, ma in linea di massima il concetto è
quest'unica roba e basta, no? Che ci siano aggiunte, mi prendo il quadratino di cioccolato, e mi prendo il pancetto, mi prendo la caramella, mi prendo questo, mi prendo quello, qua su giù, un biscotto, qua. Anche perché poi si ritorna al punto di partenza. Questo vi permetterebbe, in un primo momento, la maggior parte delle persone perderebbe peso qualora non avesse già una linea perfetta. E in un secondo momento vi permetterebbe anche di raggiungere quello che sarebbe quella che è la linea dei modelli e delle modelle, mettiamola così, perché questo mangiano, non è che mangiano cose strane, eh? E questo è quello che vi dovevo dire. Io vi ricordo che qui sul canale potete trovare una serie di video per migliorare le vostre glicemie, migliorare il vostro rapporto quindi con quella che è la malattia, piuttosto che con migliorare l'utilizzo dei sensori. Io vi ho detto quello che vi dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.